Mister M, mitico. Addirittura. Senti, sono tutti filmati tu. Ah sì? Sì. Vabbè, questo va su GP1 comunque, quindi okay. Visto che... Senti, allora, era così che andava bene a te, questo è il British weather che ti stai preparando ad affrontare. Mi sto ambientando, bravo, io sarò abituato, spero di non essere, di non abituarmi al bagnato perché mi piace l'asciutto, però sai, anche l'anno scorso con Kawasaki riusciamo a fare delle belle prestazioni col bagnato. Non me l'aspettavo sinceramente, speravo in una Super Pole 2, ma quando sono entrato nella 3 ho detto vabbè, ormai che siamo qui proviamo, è andata abbastanza bene. Sì, ma non è un regalo, voi, cioè, tu hai fatto dei cambiamenti, delle cose, cioè lavoravi per questo? Sì, beh, chiaramente quando abbiamo visto iniziare a piovere abbiamo modificato la moto subito, abbiamo fatto dei lavori buoni, per noi è la prima volta col Ducati nel bagnato quest'anno, quindi è stato tutto, sai, molto istintiva la cosa, forse proprio perché nell'asciutto la moto non è perfetta, è molto movimentata. Nel bagnato, essendo più, sai, morbida e dolce, è stato molto più facile. Adesso vediamo di riuscire a sistemarla bene anche per l'asciutto di domani, perché probabilmente sarà asciutto, e vediamo. Io sono già contentissimo così, però la gara è domani, insomma. Senti, però ci sono un sacco di cose nella testa di Yuka Scassa, no? Ultimamente è cambiato un sacco di cose, domani devi pensare alla tua gara eccetera, però arrivano un sacco di cose strane, è un'atmosfera strana, Superbike si chiude, inizia un'altra avventura, ci sono dei messaggi da lanciare, ci sono, no? Ma sarà dura secondo me trattenere le lacrime a Magny-Cours, perché comunque quest'anno è stato magnifico col team, è stato tutto, è nato tutto, io ho firmato il contratto il 13 febbraio quando gli altri erano in Australia a correre, quindi è stato molto sofferto, impegnato tutto quello che avevo per cercare di fare il meglio possibile. Si chiude un capitolo purtroppo, perché ci tenevo, non c'è stato modo di trovare un accordo purtroppo, però fortunatamente ho le spalle coperte, è un bel progetto per il mio futuro e sarà una lunga strada, però la voglia c'è da parte mia, da parte del team nuovo, e vedremo. Per adesso voglio pensare a domani e a Magny-Cours, perché si può stupire. Sì, esatto, invece di pensare alle lacrime di Magny-Cours vediamo di sorridere domani. No, infatti, per ora va bene così. Grazie Luca. Grazie a te.